John, ce l'ho fatta. Sono nel tempio. Mi sa che abbiamo trovato qualcosa anche qui. Dei numeri. Do una pulita. Devo far coincidere i simboli. I numeri sulle colonne sembrano le prime metà di alcune date. A sinistra c'è Ishel, a destra Shashel. I numeri sulle colonne sembrano le prime metà di alcune date. A sinistra c'è Ishel, a destra Shashel. Un'altra porta. Deve esserci dell'altro.
Qualche progresso? C'è la figura da Shasha e ho trovato una data incompleta. Ci sono due date e Ishel. La data a sinistra l'ho già vista da qualche parte. La foto di Cozumel. Magari c'è un indizio. Nel calendario del lungo computo Maya, tutte le date hanno 5 cifre. Questa cifra è stata manomessa per sembrare un 13, ma potrebbe essere un 8. Sarebbe una differenza di 2000 anni e le costellazioni si troverebbero in una posizione totalmente diversa. Il percorso indicato dalle stelle condurrebbe così a ovest, da qualche parte in Perù. La foto di Cozumel. Magari c'è un indizio. Per trovare la città segreta, dirigiti a sud lungo la riva. Nel calendario del lungo computo Maya, tutte le date hanno 5 cifre. Questa cifra è stata manomessa per sembrare un 13, ma potrebbe essere un 8. Sarebbe una differenza di 2000 anni e le costellazioni si troverebbero in una posizione totalmente diversa. Il percorso indicato dalle stelle condurrebbe così a ovest. Di Cozumel. Magari c'è un indizio. Questo pugnale è la chiave di... Questa è la stella Alfard. Per trovare la città... Nel calendario del lungo computo Maya, tutte le date hanno 5 cifre. Questa cifra è stata manomessa per sembrare un 13, ma potrebbe essere un 8. Sarebbe una differenza di 2000 anni e le costellazioni si troverebbero in una posizione totalmente diversa. Il percorso indicato dalle stelle condurrebbe così a ovest, da qualche parte in... La foto di Cozumel. Magari c'è un indizio. C'era da aspettarsi.
Nel calendario del lungo computo Maya, tutte le date hanno 5 cifre. Questa cifra è stata manomessa per sembrare un 13, ma potrebbe essere... La foto di Cozumel. Magari c'è un indizio. Nel calendario del lungo computo Maya, tutte le date hanno 5 cifre. Questa cifra è stata manomessa per sembrare un 13, ma potrebbe essere un 8. Sarebbe una differenza di 2000 anni e le costellazioni si troverebbero in una posizione totalmente diversa. Il percorso indicato dalle stelle condurrebbe così a ovest, da qualche parte in Perù. Questo pugnale è la chiave di Shashel. Vicino ho trovato un'iscrizione. La chiave del cuore di Ishel apre la via alla purificazione. Questa è la stella Alfard, la solitaria, la più luminosa di tutta la volta celeste occidentale e cuore del... Per trovare la città segreta, dirigiti a sud lungo la riva fino a imbatterti nei pesci rosa. Quindi insegui il cuore del serpente fino alla montagna dalla corona argentea, ove le gemelle dialogano. Nel calendario del lungo computo Maya, tutte le date hanno 5 cifre. La foto di Cozumel. Magari c'è un indizio. Magari c'è un indizio. La foto di Cozumel. Magari c'è un indizio. Nel calendario del lungo computo Maya, tutte le date hanno 5 cifre. Questa cifra è stata manomessa per sembrare un 13, ma potrebbe essere un 8. Sarebbe una differenza di 2000. La foto di Cozumel. Ok, John. Qual è l'ultimo numero per Shashel? Una linea trasversale con due puntini sopra. 7. Grazie. Fatto.
Jonah. Ehi, Lara, sono Abby. Oh, ciao, Abby. Ho trovato un affresco. Sembra descrivere una specie di viaggio. Si entra attraverso la bocca di un giaguaro. Si segue il serpente con l'occhio d'argento. Lungo il cammino c'è un ragno e un uccello che vola verso un tempio. Ok, non so che cosa significhi, ma la bocca del giaguaro è da questa parte. Davvero? Sì, un gattone scolpito, con grandi denti. Ah, è tornato. Lara, tutto ok? Sì, sto tornando. Ottimo, ho delle buone notizie. Non capisco. Sembra quasi creolo. Capisco. Sembra quasi creolo. Interessante. Thank you.
superstite? Non ne ho idea. Campo base? Campo base, rispondi! Niente? Zitto, non sento. Campo base, chiediamo rinforzi immediati. Oh, cazzo, cazzo! Ancora non... Cristo santo, sono qui! Cos'è che li spaventa tanto? Merda, ho perso la radio nell'incidente. Che diavolo era? Dove sono i rinforzi? I rinforzi stanno arrivando. Di loro di sbrigarsi, maledizione! State indietro! Vi avverto! State indietro! Vi avverto! Tranquillo, calma. Puoi dirci cos'è successo? Ricordo solo... artigli. Denti. Vero utile. Ehi, un po' di considerazione. Ci hanno attaccato. E poi... sangue. Urla. Finita, sei al sicuro? Li vedo ancora. Sai fare? Credo se ne sia andata. Ma dove cazzo è andata? Aspetta, andiamo! Si assottigliano! Quasi arrivati! Arrenditi, è la tua ultima possibilità! Siamo dentro. Voi fate un perimetro. Dove è andato? Dove è andato? Sinistra! Cosa sono quelle creature? Deve esserci una via d'uscita, magari da dove sono arrivate le bestie. Dio, ci sono corpi ovunque. Quelle creature li hanno uccisi.
Ma perché? Jonah, Abby. Ehi, Lara. Ho visto la Trinità assaltata da una specie di mostruosa creatura. Cosa? Sibilava e si muoveva in modo così veloce. Lara, sembra la leggenda del pistaco. Ci stai prendendo in giro? No, so cosa ho visto. Sei al sicuro? Sì, sto tornando. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Jonah! Siamo scesi di sotto! Ehi! Siete già scesi? Stavamo aspettando te. Cosa credi che troveremo? L'affresco mostrava una serie di prove. Forse conosco un'altra strada. Ok, vado avanti io. Ci vediamo dall'altra parte.